vedere. È una sessione di EFT o tapping che abbiamo fatto con Chiara durante uno dei nostri ritiri igienisti qui in Ecuador. Abbiamo fatto altre sessioni sia live qui, sia una per Skype prima di questa sessione, e quindi abbiamo già avuto modo di lavorare su altri aspetti importanti per Chiara. In questo video la prima parte è Chiara che racconta la sua storia dall'anoressia alla bulimia e i suoi disturbi alimentari, e poi andremo a vedere i vari giri di EFT o tapping che facciamo assieme a riguardo di alcuni disturbi, alcuni temi che facevano pressione a Chiara. Quindi andiamo ad esempio a toccare il fatto perfezioni, imperfezione, arrendersi, l'anoressia, andremo a vedere degli episodi con sua nonna, con sua sorella. E anche come l'anoressia in realtà l'ha aiutata, è stata d'aiuto, e infine andremo a fare effetti sulla rabbia, sul rancore, in particolar modo verso i suoi genitori. Mi scuso già da ora della qualità del video, ogni tanto la camera non sta a fuoco, ma credo comunque che sia importante condividere questi messaggi e queste realizzazioni, anzi, è proprio lei che vuole condividerle con più persone possibili perché è stato veramente di grande aiuto per lei. Quindi vi invito a seguirci durante il video e a fare il tapping, l'EFT con noi, quindi a toccare sui vari punti dell'EFT, e così in modo da poter anche approfittare dell'effetto terapeutico dell'EFT e possibilmente anche proprio sbloccare delle emozioni negative che avete voi stessi dentro di voi. Se non sapete come fare EFT, vi mando un link ad un altro mio video in cui ho una guida completa al tapping, all'EFT, o almeno guardatevi prima i punti, se non li conoscete, su cui picchiettare. Ma anche se non conoscete le FT, semplicemente seguiteci, non potete, non si possono fare errori, al massimo non sentite nulla su voi stessi, però seguiteci perché con molta probabilità vi sentirete diversi dopo questa sessione. E quindi EFT lo faremo riguardo anoressia, disturbi alimentari, perfezione, imperfezione, arresa, arrendersi, rabbia, tristezza, dolore, e spero che più persone possibili ne beneficeranno. Anzi, invito a condividere questo video, se sapete che qualcuno potrebbe beneficiarne. Io ho iniziato a soffrire di disturbi alimentari sui 12 anni. Cioè, 12 anni è stata la prima volta che sono andata in bagno e vomitato. Poi in realtà dai 14 anni è stato proprio molto pesante e presente come disturbo. E poi è arrivato anche l'autolesionismo verso i 16 anni, dipendenze varie. Insomma, fino ai 26-27 anni ho convissuto bene o male con questa cosa, cioè comunque avevo il mio lavoro, lo studio, non ho mai abbandonato le relazioni sociali, però non sono mai stata bene. Poi a un certo punto ho fatto un cambio di alimentazione, mi sono avvicinata un po' più alla parte energetica, spirituale, ho scoperto tante discipline, cose, eccetera. E per 5-6 anni sono stata abbastanza bene. E poi 4 anni e mezzo fa è finita una storia molto importante, e dato che comunque non avevo mai veramente, anche se ho sempre fatto terapia, psichiatra, psicologa, psicoterapeuta, ospedali, però appunto quando ho avuto questo lutto della fine della relazione, stavamo cercando un bambino, stavamo cercando una casa, insomma, tutto. E sono ripiombata nei disturbi alimentari con una nuova sfumatura,
c'è stata proprio un'anoressia pesante, ho perso quindi chiedevo per fuori quando arriva la prima. E dopo un periodo di 8-9 mesi in cui ho ristretto la mia alimentazione, quindi mangiavo sempre meno, ho avuto la prima muffata e sono stata benissimo anche un giorno, e da allora non c'è più stato un giorno, sì, forse quando ero in psichiatria, in comunità, beh, comunque vomitavo anche per 10 ore al giorno, piano piano non ho, non sono più riuscita a lavorare e mi sono proprio chiusa in casa. Ho speso tutti i miei soldi per il cibo, che poi vomitavo, infatti ho continuato a perdere peso a valanga. E non avevo più, cioè non riuscivo più a leggere, proprio niente. Cioè tutto il pensiero. E ho trovato un po' di sollievo con la meditazione di Vipassana, cioè un po' tanto. I primi ritiri, durante i 10 giorni di ritiro, Non mi è mai successo di ammuffare in unità, anche se è stato veramente difficile, pesante, però c'era questa meditazione che mi sosteneva. Solo che poi, però non mangiavo, quindi comunque uscivo. E poi ogni volta che tornavo a casa, ogni volta che sono tornata a casa, piano piano sono ripiombata nella mia quotidianità, finché appunto prima di venire qui non riuscivo a fare neanche le scale. E l'equipe medica che mi segue ha spinto fino all'ultimo per ricoverarmi, e assolutamente pensavano che non sarei mai arrivata qua, invece Serena, Camilla mi hanno sostenuta tantissimo, solo loro due, perché tutti mi dicevano di non partire, quindi ce l'ho fatta. E qua in un attimo è veramente cambiato tutto. Noi avevamo fatto una seduta di FT via Skype e poi quando sono venuta qua abbiamo fatto 4 sedute a casa tua. E già facendo le sedute con lei, poi tornando da sola dove stavo lì a Vilcabamba, ho notato, cioè, senza nessun appoggio, sì, cioè, è proprio che ho iniziato ad aggiungere alimenti nuovi, no? Quindi sfide piccolissime, magari un cucchiaino di quinoa. Sono andata al ristorante con Camilla, c'era questa insalatona con un po' di quinoa dentro e l'ho mangiata, non era preparata da me, era una cosa nuovissima per me. Perché tu non mangiavi neanche di qualcosa? No, ma neanche se mia mamma le preparava, io non mangiavo niente, a meno che non ero lì a controllare che lei non mettesse olio, niente. Quindi, cioè, il fatto che qua, quello che arriva, arriva. E anzi, sono stata io a dire, cioè loro si prendono molto cura di me, Bethany e Camilla, sanno che l'avocado non mi piace, però quando in questi ultimi, cioè, ultimi pasti mi hanno chiesto, allora ti do una porzione più piccola, ti tolgo questo, e io gli ho detto no, proviamo, vai, poi al limite lascio io qualcosa. Però proprio questa emozione, cioè al di là del non desiderare di abbuffarmi e vomitare, anche se pensieri c'è stato, però è proprio l'emozione di buttarmi, e non ho più, cioè, una vita ad avere il pensiero del cibo, e in 3 giorni non c'è, ero felice di sedermi a tavola e mangiare, non vedevo l'ora. Sonno. Appena però mi sento un po' così come oggi, già vabbè, ho la pancia molto gonfia per cavoli, lenticchie, tutto quello, e però appena non mi sento bene fisicamente partono i pensieri, ok, guarda, sono già ingrassata. Lo sento, poi io mi faccio sempre il body check, che vorrei non fare più, però quindi, oh guarda, quest'osso si sente un pochino meno, qua si mi schiude, non mi schiude più con l'indice, le gambe io me le vedo più grosse, aiuto. E cerco di cominciano questi meccanismi. Cerco di riprendere, no, il fatto, io l'ho sentito davvero, chi se ne frega se cambio forma, anzi voglio stare bene, eccetera.
L'ho sentito e l'ho provato, ma è come se poi ci fosse uno scollamento, ogni tanto aderisco di nuovo poi si scolla. E che va bene. Facciamo le FT e metto anche il microfono. Sì. Ok. Partiamo dal fatto che va bene. Ok. Non è che possiamo avere la perfezione sempre. Ti ho detto che queste vocine torneranno, ma è quando nei momenti in cui le senti e nei momenti in cui dici cambio e fai un qualcosa di diverso che stai battendo il sentiero con il macete, perché si ripresenteranno finché non apri una strada, quantomeno l'autostrada, cioè quello che hai sempre fatto sarà sempre la strada più facile. Però ti assicuro che più batte questa strada, più questo sentiero diventa strada e poi autostrada, più dopo sarà un pensiero del passato, come ti è già successo. Ma comunque di sentire. Credo assolutamente, perché l'ho provato. Esatto, sì, sì. E sarà uguale, solo che adesso, perché sei in questo momento, ti sembra difficile. Ma poi sembra, in effetti, cioè, come l'ho fatto? E sarà proprio una cosa inconscia, automatica. Quindi quello che io ti chiedo è di essere forte, metterci veramente della forza tua, che ci vuole dello sforzo. E quando senti queste vocine, quando qualcosa succede, eccetera, dici cavolo, però adesso me ne parli, facciamo FT, fai FT da sola, o comunque prendi una decisione, metti lì e dici no, ora me ne frego. Ad esempio oggi mi sembra di aver mangiato poco. Ma sai cosa? È come hanno mangiato tutti, quindi non può essere poco. Stasera mangio di più. Sì, io non ho mangiato l'avocado, no? Era questo. Mamma! Ho mangiato lattuga, eh. Hai mangiato lattuga e va bene, ci sta. Ci sta. E poi sai cosa succede? Poi che ti sei detta, magari poi ho fame. E se hai fame, mangi. E se sei stanca, dormi. E se hai sete, sì, ma c'è la complicazione della bocca dell'ananas, era anche questa. Cioè, ho fame e poi non posso mangiare. Vabbè, ma lo so, sì, sono bene. Comunque queste cose andrà via, cioè l'ananas sì, sì. È solo è temporaneo, per fortuna. Sì. Perché il corpo ripara. Sì. Sa benissimo quello che sta facendo. Ok, ora come ti senti quando pensi al cibo? Primo pensiero che ti viene in mente. Chissà stasera come sarà. Ok, e che emozione ti dà? Ansia? Un po' di ansia, un po' anche di... Aspetta, non mi viene... di sentirmi un po' arresa. Mm-hmm. Sì. Arresa da 1 a 10? Anche se, vediamo lì. Sì. O vediamo. Mi sento arresa. Mi accetto completamente, profondamente. Mi accetto completamente, profondamente. Anche se, una parte di me. Una parte di me. Vuole lasciarsi andare. Vuole lasciarsi andare. E arrendersi. E arrendersi. Alla situazione. Alla situazione. Mi accetto completamente, profondamente. Mi accetto completamente, profondamente. Anche se, anche se una parte della mia mente, una parte della mia mente vuole arrendersi e non vuole combattere. E non vuole combattere. E qualsiasi cosa sia. E qualsiasi cosa sia. E anche dall'ascolto alle vocine. E anche dall'ascolto alle vocine. Che ho cercato di non ascoltare. Che ho cercato di non ascoltare tutta la notte. Mi accetto profondamente e completamente. Questa sensazione di arresa. Sento di arrendermi. Forse. Che tanto so. Che non mi arrendo. Sono Chiara. Oh, corso maratone. Figurati se mi arrendo. Ho appena fatto il primo mezzo chilometro. E so che è l'inizio. E so che non è facile. E so che ce ne sono altri 41,5. Quindi non mi arrenderò. Questo lo so già. E anche se sento di volermi arrendere. Va bene. Lo accetto. Penso.
Penso di accettarla. Penso di accettarla. Non sono sicura di accettarla. Sembra che il mio corpo non accetti. Manco un ananas. Manco un ananas. Anche se poi è l'ananas. Anche se poi è l'ananas. Che pizzica. Che pizzica. Perché veramente pizzica. Che veramente pizzica. Questa volta non è il mio corpo. Questa volta non è il mio corpo. È una reazione naturale. È una reazione naturale. Che anche Carmen ha avuto. Anche Carmen ha avuto. Questa sensazione di arresa. Questa sensazione di arresa. Ce l'ho dentro. Ce l'ho dentro. Un po' scomoda. Perché ce la sto mettendo tutta. Perché ce la sto mettendo tutta. Ce la sto veramente mettendo tutta. Ce la sto veramente mettendo tutta. E i risultati ci sono. I risultati ci sono. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Ma a volte, È difficile concentrarsi. È difficile concentrarsi. Sugli sui risultati. Sui risultati. Perché in questo momento. Perché in questo momento. Vediamo solo. Vediamo solo. Le difficoltà. Le difficoltà. E gli ostacoli. E gli ostacoli. E se vedo un muro di mille mattoni. Se vedo un muro di mille mattoni. Perfettamente allineati. Perfettamente allineati. Ma ce n'è uno. Ma ce n'è uno. Che li svilenco. Che li svilenco. Io guardo quello. Io guardo quello. È naturale. È naturale. È l'essere umano. È l'essere umano. Concentrarsi sul mattoncino svilenco. Concentrarsi sul mattoncino svilenco. Quando in realtà il muro. Quando in realtà il muro. È perfetto. Basterebbe vedere, basterebbe vedere. E concentrarsi, concentrarsi sui 999 mattoncini. Sui 999 mattoncini. Perfetti. Perfetti. Che alla fine costruiscono il muro. Che alla fine costruiscono il muro. Imperfezione. Imperfezione. Perfezione. Perfezione. Perfezione nell'imperfezione. Perfezione nell'imperfezione. Io respiro. L'arresa. Ma chi lo dici? Dai, che quasi neanche ci credevi. Sì, perché la stanchezza che mi ha fatto pensare. E sai cosa? Ogni tanto abbiamo anche i momenti giù, no? Ah. Certo, perché è difficile avere sempre tutto perfetto, anche quando io cerco di bilanciare, poi. Cioè, è la storia dell'equilibrio, no? Stiamo sempre in equilibrio, ma ci saranno sempre dei momenti in cui si va su, si va giù, si altalena, ma l'importante è sempre riportarsi a uno stato. E non si può stare così. Ho poca tolleranza, cioè se ho un fastidio fisico proprio non lo tollero. Lo digerisci? Cioè adesso questa cosa che mi viene su, che mi sa di zolfo, poi penso alle anacardi, metto tutto insieme. Anche se ho questa paranoia. Ho questa paranoia. Che qualsiasi disturbo fisico. Non lo accetto. Non lo accetto. Mi accetto. Mi accetto. Completamente, profondamente. Completamente, profondamente. Anche se. Ci sono parti di me. Ci sono parti di me. Che non accetto. Che non accetto. Voglio accettarmi. Voglio accettarmi. Completamente, profondamente. Completamente, profondamente. Anche se. La vita non è perfetta. La vita non è perfetta. E quindi io mi impegno. E quindi io mi impegno. A rovinarla ancora di più. A rovinarla ancora di più. Così mi dimostro. Così mi dimostro. Che tanto così non va bene. Che tanto così non va bene. E non andrà mai bene. E non andrà mai bene. Mi accetto completamente, profondamente. Mi accetto completamente, profondamente. Anche se. Non mi piace non sentirmi ok. Non mi piace non sentirmi ok. Vorrei sentirmi sempre leggera, tranquilla, pacifica e serena. Vorrei sentirmi sempre leggera, tranquilla, pacifica e serena. E non voglio fare i passetti. Non sempre voglio fare i passetti per arrivarci. Non sempre voglio fare i passetti per arrivarci. Ad esempio mi piacerebbe stare a digiuno a vita. Ad esempio mi piacerebbe stare a digiuno. Ma con energie. Ma con energie. Che non è possibile. Mi accetto completamente, profondamente. Mi accetto completamente, profondamente. Se arrivasse una mia amica. Se arrivasse una mia amica. E mi dicesse. Mamma mia, no, non sto bene. Mamma mia, non sto bene. E chiedi, ma come hai vissuto negli ultimi mesi? Come hai vissuto negli ultimi mesi? Non dormo. Non bevo dormo. Mille caffè al giorno. Bevo mille caffè al giorno. E non voglio assolutamente dormire. E non voglio assolutamente dormire. Perché dormire è una perdita di tempo. Perché dormire è una perdita di tempo. Io la guarderei. E le direi, devi dormire.
Devi dormire. E lei dice assolutamente no perché non mi piace, poi devo fare mille cose. E lei dice assolutamente no perché non mi piace, devo fare mille cose. E poi sprecherei la metà della mia vita. E poi sprecherei la metà della mia vita. Sono 8 ore al giorno. Sono 8 ore al Come giorno. Fai a dormire? Come fai a dormire? E io la guarderei negli occhi. La guarderei negli occhi. E le direi. Anche se non ti piace. A volte la vita, dobbiamo nella vita dobbiamo attraversare delle strade strette e un po' scomode a livello fisico, mentale, emotivo, spirituale. Fisico, mentale, emotivo, spirituale. Anche se non ci piace. Anche se non ci piace. È parte di questa vita terrena. È parte di questa vita terrena. E anche se ci piacerebbe essere degli respirariani. Anche se ci piacerebbe essere degli respirariani. Abbiamo comunque un sistema digestivo. Abbiamo comunque un sistema digestivo. Che apparentemente. Apparentemente. Ha bisogno di essere usato. Così abbiamo energia. Così abbiamo energia. Per scalare. E fare le cose, però prima dobbiamo digerire. E a volte mangiamo delle cose che non digeriamo bene. E allora il nostro corpo ci dice: questo è un po' pesante. Magari la prossima volta non mangiarlo. O mangiarlo in moderazione. Ma l'importante è ascoltarsi, ascoltarlo. Imparare e poi mettere in pratica. E poi mettere in pratica. Confusa? Non lo so, c'è un fastidio, c'è una parte che non deve uscire. Più ora. Sì. È la parola. Così come il desiderio di vomitare questo saporaccio. Mia nonna sicuramente la mia. Sai che cos'è la cosa che vuole uscire? Cioè, in realtà quando abbiamo fatto il fuoco con Alessia ho visto mia nonna abbracciarmi, è stato bello, però ti dico l'episodio che mi è venuto in mente. Certo, sai che mi piacciono gli episodi. Avevo sui 4 anni e mia sorella era appena stata un bel po' di tempo in ospedale e era tornata a casa tutta bendata. E allora io abitavo sopra i miei nonni e c'era mia madre a casa e mio nonno che stavano facendo qualcosa a mia sorella, le stavano tenendo le mani, non lo so, io ricordo che mia sorella urlava tantissimo, piangeva tantissimo, io stavo proprio malissimo. E allora ho aperto la porta per uscire, mia madre mi ha urlato: dove vai, vieni qui, devi stare qui, perché non lo so, io praticamente la mia nonna era la mia mamma, no? E mia mamma si vedeva, sentiva questa cosa, e però io me ne sono fregata, sono scesa e c'era la mia nonna giù che piangeva anche lei. E in realtà per me è stato bello perché era l'unica che un pochino mostrava, cioè un pochino, lei mostrava tantissimo le emozioni. E mi ricordo che era seduta, aperto le braccia, io mi sono buttata tra le sue braccia e lei mi ha detto: tu sei come me, non la puoi sentire piangere, non ti preoccupare, siamo qua, io e te. E niente, poi quando non c'è stata più lei, non c'è stata più nessuna connessione. Come senti ora? Mi sento già meglio per averlo detto. Sento dispiacere perché penso che sarebbe stata proprio diversa tutta la mia vita. Penso che... Anche se? Anche se. Mi manca la mia mamma. Mi manca la mia mamma. Mi accetto.
profondamente, profondamente. Mi accetto profondamente, profondamente. Anche se la mia nonna mi ha dato tanto. Mi ha dato tanto. In quel poco tempo che siamo state assieme. È stato davvero poco. E avrei voluto averne di più. Mi manca tantissimo. Mi accetto completamente, profondamente. Anche se. Mia nonna. Dovrebbe essere qui. E invece non c'è. E io ho perso quella connessione. E quel potermi aprire. A una persona. Che mi avrebbe capito. Perché non mi sono sentita compresa. Mia mamma, ad esempio, che mi diceva stai qui. E io non volevo sentire mia sorella urlare. Non volevo sentire il suo dolore. Perché il suo dolore è come il mio dolore. Perché lo sento ancora ora. Come se fossi ancora lì. Mi accetto completamente profondamente. Anche se sento questo dolore. È un mix di emozioni. Mi accetto completamente e profondamente. Questo episodio. È duro da mandare giù, è duro da processare. Perché ci sono tanti pezzi. Che sono per terra. E devo ancora raccoglierli. Sentire mia sorella urlare. Sentire il suo dolore. Lo sento ancora ora. E questo suo dolore. So che lo sto sentendo solo io. Perché se ora parlo con mia sorella. Mi dice, ma dai. Hai un sorriso. Perché ora non sto più soffrendo. Ho sofferto. E ti amo. Ti voglio bene. Mi dispiace se ti ho fatto soffrire. Grazie. Per essermi stata vicina. Perché lo eri. Perché mi volevi bene. Apri gli occhi. Cercate gli occhi verso destra, poi verso sinistra. Non giri senso orario. Nel senso anteriore. Categoria, Lingua d'Italia, Fratelli d'Italia. I numeri? Il numero 3, 4, 5. 5 più 36. 41. Meno 14. 27. Fratelli d'Italia. Mia sorella. I suoi urli. Sono solo nella mia testa. Io posso decidere di ascoltarle. Ogni secondo della mia vita. Ogni giorno della mia vita. Ogni anno della mia vita. Fino a che non smetto, non mi essico come, una, come un fico secco. Fino a che non mi essico come un fico secco. Perché sto piangendo troppo. Oppure posso decidere. Adesso. Di accettare il dolore che c'è stato e decidere di vivere ora e di andare a casa abbracciare mia sorella e decidere di dirle ti voglio bene. Andiamo a farci una passeggiata assieme, ti porto io in macchina, non so. Perché adesso riesco a buttare la sedia a rotelle. Ecco, adesso devo essere forte, così la alzo questa sedia a rotelle, no? Ma senza forza. Non alzo niente. Quindi è mio compito. Non solo per me stessa.
lo voglio fare per lei, lo voglio fare per lei, lo voglio fare per tutti i bambini che beneficeranno dalla mia salute, perché la mia salute è la cosa più importante, sono le fondamenta delle della casa, che quando c'è salute ci sono le basi per tutto il resto. E chi se ne frega se il mio braccio è un centimetro più grosso? Chi se ne frega se il mio braccio è un centimetro più grosso? Ma chi lo va a vedere? Chi lo va a controllare? Chi è che mi va a fare il body check? Chi è che mi va a fare il body check? Accetto io. Accetto io. Se non mi sento un osso, mi devo preoccupare. Quando invece ogni centimetro che guadagno, ogni centimetro che guadagno è un centimetro più vicino alla meta. È un centimetro di muscolo che può alzare quella sedia a rotelle, che può alzare i bambini e farli saltare in aria, e fargli fare l'aeroplanino e vederli felici. Però non so, non so se sono pronta. Non so se sono pronta. E va bene così. E va bene. Perché dovrei? Magari voglio godermi ancora un po'. Magari voglio godermi ancora un po'. Questa magrezza. Questa magrezza. Perché anche questa magrezza? Perché questa magrezza. Mi è di aiuto. Perché mi sta facendo capire. Perché mi sta facendo capire. E mi ha fatto capire. Tante cose. Tante cose. Di me. E della mia vita. Della mia vita. Tanto che io ne sono grata. Tanto che io ne sono grata. Questa magrezza, mi ha donato tanto. Non è stato solo una cosa negativa. Non è stato solo una cosa negativa. Anche se, sì. Mi rendo conto ora, che è un po' nel mezzo tra me e i miei sogni. Tra me e i miei sogni. Se io voglio scalare il Mandango, se io voglio scalare il Mandango, se io voglio prendere su un bambino, se io voglio prendere su un bambino, se io voglio adottare un bambino, se io voglio adottare un bambino, far felice un bambino, felice un bambino, se io voglio adottare quella carrozzina, mo io devo mettere su quel centimetro di muscolo e devo accettare quel centimetro in più sul mio braccio e anche sulle mie gambe. Quello che io penso sia un gonfiore, quello che penso sia un gonfiore, quando invece è un'espansione della mia coscienza, la mia coscienza nelle gambe, la mia coscienza nelle gambe, la mia coscienza nelle braccia, la mia coscienza nel mio cuore, la mia coscienza nel mio cuore, la mia coscienza nella mia testa, la mia coscienza nella mia testa, la mia coscienza nelle mie braccia, la mia coscienza nelle mie braccia. So che farò la cosa giusta, so che farò la cosa giusta, perché lo so perfetto, e so che la farò anche adesso, e so che la farò anche adesso. Ho fiducia, fiducia. Sai quanto bene ti vuoi tua sorella? Io so che quando torno a casa tu gli dimostrerai quanto tu gli vuoi bene. E so che avrete un sacco, vi divertirete un sacco assieme. Finalmente, altro che pensare. Altro che pensare a tutto quello che è passato, perché sai, tutti commettiamo errori, non sappiamo, siamo bambini e non ci rendiamo nemmeno conto di quello che ci sta succedendo. Poi magari diventiamo adolescenti, no, e facciamo le frecciatine e dico, oh madonna, ma perché ho detto queste cose qui adesso? Però adesso puoi tornare a casa e costruire le memorie belle per il futuro. Questo è quello su cui dobbiamo concentrarci. Ecco, si arriva il sollecchino del... Voglio andare a casa. Mie mani. Tutte le mie mani, sì, voglio andare a casa e stringerla. Sì, sì. Sì.
Lei e l'altra sorella anche. Sì. Ma non è finita qui, eh? No. No, no, neanche adesso. Ok. Ce la fai? Un altro sì, giretto. In realtà posso dire che mi dispiace perché non è molto condivisibile come cosa. Mi sembra un po'. Ti dico. No. Ma tu stai ancora riprendendo? No, no. Non ha fatto niente. Ma che stai in gara? No, più che altro per te. Ma. Sì, dai. Sì, sì, sì. È la stessa cosa che bella. La nonna. Perché non ci siamo mai andati lì propriamente. No, ma infatti è stata la prima volta stamattina. Che poi ballo anche con le FT, si comincia sempre dalle prime cose, da quelle che sono più importanti, di solito sono più superficiali. E poi si vede subito che quando si fa FT, dopo tornano e dicono tutt'altra roba che è un problema. Cioè uno ha un problema, lo so, con suo padre, poi ha un problema grandissimo esistenziale, fai FT, poi il giorno dopo ti parlano di tutt'altra cosa e il padre non ci pensano più. Dici, ma... Beh. Mentre la facevi non è l'insicurezza, penso che sei arrivata al punto. E poi però comunque c'è qualcos'altro. E quindi va sempre, però sempre dalle priorità, dalle cose più importanti, la prima cosa che. E poi? Per me è l'ultima. Perché potrebbe anche non essere l'ultima, può anche essere. No, la cosa meno importante perché è l'ultima. Sì, no, no, però è dalla cosa più importante in questo momento che si comincia. E poi? Da quel momento, la prima ansia del momento. E poi? Da parte quella, effettivamente, probabilmente che Camilla Noia ha detto come questa foresta, della foresta di questi alberi sono i vostri traumi, le emozioni, all'inizio siamo lì sotto che vogliamo, non vediamo almeno il sole, non possiamo respirare. E poi con le FT è come avere un macete e cominciare a togliere alcuni degli alberi, a sfoltire questa foresta. Quindi si cominciano, togli uno e l'altro. La nonna è sempre legata a questo episodio o c'è un qualcosa che anche prima ti è venuto in mente? Molta rabbia per il fatto che io avevo 6 anni e mezzo quando ero morta, però i miei genitori non mi hanno spiegato come al solito, tutto, non mi hanno spiegato nulla, nessuno mi ha parlato del fatto che la mamma fosse malata, che stava morendo, e io la vedevo a casa che ormai era magrissima come un fantasma, arrivava a tavola con la cleo, però poverina non riusciva neanche a mangiare niente. E poi io passavo tantissimo tempo con la mia nonna e mi facevano andare sempre meno da lei. E il giorno del funerale mi hanno lasciato con mia sorella. E io stavo malissimo, piangevo, urlavo, mi ricordo, probabilmente lo sentivo, no? E poi me l'hanno detto soltanto dopo. Ricordo mio papà che ci ha preso via, perché la nonna è andata in cielo. Cioè per me è stato veramente scioccante, io non pensavo di rimanere sola al mondo così, perché mi sono sentita proprio così. E quindi la rabbia, l'ho anche detto ai miei quest'anno, ho detto ma perché non avete fatto niente, io la volevo salutare, avevo bisogno di... E poi dopo facevo, io me la sono disegnata, ho iniziato a dormire a un lato del letto per fare posto a lei. Però anche lì avevo disegnato la sua faccia e mia mamma a un certo punto ha detto bene, adesso basta però, non c'è neanche la possibilità di stare, no. Quindi c'è anche un po' di rancore penso. Però gli altri episodi con la mia nonna in realtà sono tutti ricordi belli, molto belli. Andiamo sul rancore. Ci coinvolgiamo anche un po' i tuoi, ma non ho bisogno di essere coinvolti. Papà ancora non l'abbiamo toccato. Eh? Il papà non l'abbiamo ancora toccato. Arriverà anche lui, non ti preoccupare. Anche se. Sono troppi, insomma. Sento un po' di rabbia. Cos'è un 5? Non so. Sì, in questo momento. In questo momento, deve essere sempre in questo momento. 6. Poi magari diventa anche 10. Non serve. L'importante è che lo rincorriamo.
Anche se? Anche se. Sento rabbia. Sento rabbia. Ed è un 6. Ed è un 6. Mi accetto completamente profondamente. Mi accetto completamente profondamente. Anche se? Anche se. Sento rabbia. Sento rabbia. Confronti, nei confronti dei miei. Nei confronti dei miei. Di mio padre. Di mio padre. Di mia madre. Mi hanno tenuto all'oscuro. Mi hanno tenuto all'oscuro. Tutta questa situazione di mia nonna. Tutta questa situazione di mia nonna. Mi accetto completamente e profondamente. Mi accetto completamente e profondamente. Anche se. Anche se. Mia madre e mio padre. Mia madre e mio padre. Mi hanno fatto incazzare. Mi hanno fatto incazzare. Ma è una rabbia, tristezza. Rabbia, tristezza. Tutto quello che sento. Tutto quello che sento. Mi accetto completamente e profondamente. Mi accetto completamente e profondamente. Questa rabbia. Questa rabbia. Questa rabbia. Questa rabbia. Rabbia 6. Rabbia 6. Non riesco a lasciarla andare via. Non riesco a lasciarla andare via. Perché non me l'hanno detto. Perché non me l'hanno detto. Io mi sono sentita impotente. Io mi sono sentita impotente. E loro incompresa. È incompresa. Avrei voluto salutarla. Avrei voluto salutarla. E loro non mi hanno lasciato. E loro non mi hanno lasciato. Perché loro credevano. Perché loro credevano. Che io non avrei capito. Che io non avrei capito. I genitori. I genitori. Il loro compito. E il loro compito. È quello di proteggere i figli. È quello di proteggere i figli. È un contratto. È un contratto. Che hanno fatto. Che hanno fatto. Prima di avere. Prima di avere. Un figlio. Un figlio. I miei genitori, i miei genitori, con molta probabilità, volevano proteggermi. Volevano proteggermi. Non mi è piaciuto. E tuttora non mi piace. Tuttora non mi piace. Tuttora sono incazzata. Tuttora sono incazzata. Anche se è successo 30 anni fa. Se è successo 30 anni fa. Eppure, eppure mi rendo conto. Mi rendo conto. I miei genitori. I miei genitori hanno solo cercato. Hanno solo cercato. Di proteggermi. Proteggermi. E così facendo. E così facendo. Pensavano, pensavano di dimostrarmi, di dimostrarmi di volermi bene, di volermi bene. Questi genitori dovrebbero mandarli all'università, dovrebbero mandarli all'università perché c'è un'università per disegnare, che c'è un'università per disegnare. E la una cosa così importante come essere genitori, una cosa così importante come essere genitori, ce la si deve inventare, si deve inventare e si deve prendere giorno per giorno, si deve prendere giorno per giorno. I miei genitori non sono di certo stati un modello. Non sono di certo stati un modello. E di certo non sono un modello esemplare per me. E di certo non sono un modello esemplare. Avrebbero dovuto spiegarmi. Avrebbero dovuto spiegarmi. A 6 anni e mezzo. A 6 anni e mezzo. Che mia mamma nonna era malata. Mia nonna era malata. Forse. 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 Hanno solo fatto il loro ruolo dei genitori. Hanno solo fatto il loro ruolo dei genitori. Hanno provato a fare del loro meglio. Hanno provato a fare del loro meglio. Fallendo. Fallendo. Miserabilmente. Miserabilmente. Come spesso fanno i genitori. Come spesso fanno i genitori. E non ci possono fare niente. E non ci possono fare niente. Perché se ne accorgono tardi. Perché se ne accorgono tardi. I miei genitori se ne sono accorti. I miei genitori se ne sono l'anno scorso. Che mi hanno ferito, ma non se ne sono accorti in quel momento. Non se ne sono accorti in quel momento. Sono aperta alla possibilità. Sono aperta alla possibilità. Di accettare. Di accettare. L'errore. Dei miei genitori. Dei miei genitori. Essendo cosciente. Essendo cosciente. Che potrò farlo anche in futuro. Che potrò farlo anche in futuro. E che sicuramente. E che sicuramente. Non affaticanti. Non affaticanti. Come essere umano. Come essere umano. Tanti auguri a te, 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 tanti auguri a te,
malattia? Per una malattia. Ah, di mia nonna? Di mia nonna. Ma sai cosa? Ti faccio vedere io. Ti faccio vedere io, che adesso io mi ammalo. Ti faccio vedere io che adesso io mi ammalo. E non gli dico niente. Non gli dico niente. Per 30 anni. Per 30 anni. Ti faccio come mia nonna. Ti faccio come Come l'ultima volta che l'ho vista. Come l'ultima volta che l'ho vista. Magrissima. Ti faccio vedere io i miei genitori. Li faccio vedere io. Come anch'io posso essere così magra e malata. Come anch'io posso essere così magra e malata. E non gli dico niente. Così a loro? Così a loro. Li faccio vedere. Li faccio vedere. Il dolore. Il dolore. Che gli ho sofferto. Che gli ho sofferto.
E almeno ho una connessione con mia mamma. Perché per me, è stata una delle cose, è stata una delle cose cardinali. Una delle persone più importanti nella mia vita, con la quale, mi capivo, e riuscivo ad aprirmi. No. Boom, veramente. Sto pensando, guarda, ho sentito un'acidità fortissima mentre facevamo, poi adesso sto meglio. Bomba. Insomma, cioè, è proprio servita questa malattia, l'ho fatta per un sacco di motivi. Cioè, l'hai creata tu. E va bene, perché guarda adesso dove ti ha portata. Finalmente il vaso di Pandora si è aperto. Però hai la chance, quando loro sono ancora, almeno loro, visto che a lei non hai potuto dire ciao, almeno per questo per te è così importante che tuo padre abbia la possibilità di dirti ti voglio bene. Perché non vuoi che lui, in realtà, abbia veramente l'esperienza che tu hai avuto con tuo nonno, così di non salutarlo. Mi stai facendo un regalo. Io penso che non vedano l'ora di amarmi. Io che penso, mi lasciano. Sì. Io penso che non vedano l'ora che tu ti ami. E che ti lasci amare. Ed hai così tanto amore da dare. Ed hai così tanto amore da ricevere. Perché anche se è vero che con tua nonna avevi questo feeling e lei ti capiva e aveva questa tua stessa emotività, guardate attorno. Sono tante altre persone con le quali puoi connettere e che ti amano e che ti ameranno e con le quali puoi aprirti, come hai notato, senza giudizio, anzi con pieno supporto, piena comprensione, pieno appoggio. E tante persone che volete anche a casa, ma siamo qua in cose reali. E che tra parentesi, la prima volta non avrebbe mai fatto così tanto FT in una volta. No, assolutamente. Cioè, dopo 10 minuti eri stanchissimo. Sì, sì, sì. E poi ogni volta arrivavo con la sensazione di non riuscire a farlo e invece poi durante sempre di più, adesso quanto sia vero. Sì, probabilmente perché c'è anche più voglia, no, di tirar fuori, di scavare, di stare bene, sempre di più. Mi sento anche energica, adesso ho una certa ansia l'idea di ascollarmi di qui, però mi sento molto più energica di prima. Eccola lì! Come stai? Energica? Qualcos'altro che senti? No, beh, cioè, sì, lo sento che c'è qualcosa che non va allo stomaco, ma non è più legato a anche una sofferenza emotiva. Questo zolfo che è salito. Accetta, ok. Gliel'hai detto, va bene. Sì, fa quello che devi. E mi sento stanca, però non quella cosa di basta, non c'è poco fare. Non è arresa. No, no. Cioè, è lì che mi ha messo l'energia. Avevi messo energia le cose da lì? Sì, dico, è arrivata l'energia lì, non magari fisica, che dico adesso che vengo a fare calistenia, però e mi sento molto più leggera. Sì. E ti voglio vedere. Anch'io te ne voglio, tesoro. Sì. Grazie. Grazie a te. Grazie per voler lavorare su di te, perché ogni persona che lavora su di sé, come ve la spiego? Voi state aiutando anche me in molti livelli. State aiutando tutto il mondo a livello mondiale. Che quando noi eleviamo la nostra vibrazione
influenziamo anche tutto il resto. Quando noi cerchiamo di rimettere il puzzle a posto e comporre il puzzle della nostra vita, per quanto ci possa essere possibile, stiamo elevando l'energia mondiale. Per questo infatti io sono veramente grata quando le persone decidono e dicono boh, io mi metto in gioco e voglio risolvere me, perché voglio stare bene io, e anche voglio che capiscano che devono stare bene loro prima di dare, perché quando loro stanno bene tutto il resto cambia, l'energia torna a loro, che poi è una catena e tutto si eleva. Quindi io sono, ti ringrazio anch'io. Grazie.